Nuovamente buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io innanzitutto vorrei iniziare questo talk ringraziando Grappalug per l'invito che ci ha fatto e evidenziando anche un aspetto che soprattutto per coloro che non ci conoscono in qualità di Jumala Veneto, vorrei fare questo sorta di paragone. Anche noi siamo un'associazione che divulghiamo software libero, open source, e quindi siamo per la libertà digitale, ovviamente. Non so quanti di voi conoscono Joomla, conoscono il CMS, quindi il Content Management System, questo significa sistema di gestione dei contenuti. Tutto questo per poter creare un sito internet. Sito internet, come nel nostro titolo, assolutamente gratuito, poterlo fare da sé. Tranne il fatto, tra virgolette, di poter andare a affittare lo spazio web che c'è in remoto. L'unica cosa che è quella, ovviamente, deve essere acquistata, affittata annualmente, ma qui sono assolutamente costi irrisori. Ecco, chi è Jumala Veneto? Io faccio una breve presentazione di Jumala Veneto, soprattutto per far capire un attimo cosa facciamo. Esattamente la stessa identica cosa che fa il Grappalug e tutti i UG a livello nazionale, cioè quello di divulgare l'open source, quello di soprattutto creare una sinergia fra le persone per condividere la conoscenza, perché di questo si tratta, la condivisione della conoscenza. Noi puntiamo molto su questo aspetto perché fa praticamente community. In realtà tutto quello che stiamo facendo è questo, ok? E soprattutto in un periodo in cui la tecnologia la fa da padrone, perché fino a poco tempo fa ancora si usava la carta, si usava poco più recente gli smartphone, ma adesso sempre di più sentiamo questa esigenza, l'esigenza di dover essere presente sul web, sia dal punto di vista personale, quindi la gente in generale, anche le aziende, e soprattutto le pubbliche amministrazioni. Non so quante pubbliche amministrazioni, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, sono presenti oggi in quest'aula, però soprattutto voglio dire, nella condizione in cui ci troviamo abbiamo bisogno assolutamente di risparmiare, ma tutti indistintamente. E la libertà digitale è questa. Cercare di fare le cose con le nostre forze e risparmiando, soprattutto risparmiando. Qualcosa di chi siamo l'ho già detta. Noi siamo la prima associazione, come Jumala Veneto, la prima associazione nata in Italia, facciamo parte di un coordinamento nazionale perché ci siamo uniti un po' tutti, ovviamente, e in questo momento ce ne sono presenti un certo numero in tutta Italia. Soprattutto, come vi dicevo, divulghiamo il CMS, software libero adesso collegati, e condivisione del sapere. Cosa facciamo? Facciamo fondamentalmente formazione, progetti, seguiamo dei progetti particolari che riguardano l'informazione, la divulgazione dell'informazione di questo progetto. Eventi, un ultimo evento che abbiamo appena svolto, il meeting Jumala Veneto 2014. Dove per noi diciamo che abbiamo avuto un grande onore, quello di avere qui la presidente dell'Open Source Matters, per intenderci Joomla.org, con sede a New York, e un presidente di USM, è esattamente la prima volta
viene in Italia. Quindi è stato veramente un grande onore, molto significativo, perché comunque ci ha dato grande supporto, ma non solo il supporto per la nostra piattaforma, il supporto anch'essa per quanto riguarda il discorso dell'open source in generale. Abbiamo dei progetti in corso, progetti molto interessanti che riguardano innanzitutto la FAP. Non so quanti di voi la conoscono, però ho fatto in modo di dare una leggera descrizione, una breve descrizione, proprio per farvi capire meglio di che cosa si tratta. Sono tutte quelle caratteristiche che su un sito internet devono essere soddisfatte per essere un sito, deve essere fruibile, soprattutto in gergo agli utenti che hanno difficoltà per quanto riguarda i diversamente abili, ma non solo i diversamente abili dal punto di vista motorio, ma soprattutto per diversamente abili che riguardano proprio la problematica degli ipervedenti, sordi moti, eccetera eccetera. Un progetto particolare che stiamo seguendo addirittura da dentro la nostra associazione, perché sono esattamente due componenti della nostra associazione, tra cui la collaborazione anche di un componente dell'associazione di Jumala Lombardia, è esattamente l'albo pretorio. Lo stiamo facendo noi, è un componente che stiamo costruendo, e mi permetto di dire che è altamente personalizzabile proprio per questo motivo. Sapete che le pubbliche amministrazioni sanno perfettamente che l'albo pretorio, oltre ad essere obbligatorio, è assolutamente necessario. Alcune convenzioni e protocolli d'intesa che stiamo portando avanti con delle pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, istituti scolastici, e soprattutto uno dei grossi progetti che stiamo seguendo da poco anche con le università, nonché i collegi regionali, provinciali di categoria, tra cui un protocollo d'intesa che siamo prossimi a firmare anche con il Collegio Regionale degli Assistenti Sociali. Quindi cerchiamo di divulgare in tutta la regione, noi come Jumala Veneto, provincia per provincia, addirittura cercando di creare ovviamente quelle community provinciali per avvicinarci il più possibile alle persone nel loro luogo di residenza. La formazione è una delle attività principali che noi svolgiamo, proprio perché sono quegli aspetti che permettono a tutti di capire come realizzare un sito internet. Ok? Non è difficile, perché poi vi farò vedere, e tra l'altro Alessandro, che mi seguirà in questo talk, vi farà anche delle dimostrazioni riguardo alla gestione di un sito internet, addirittura come si può installare il software, tra l'altro che gira sotto Linux, questo lo sapete già, ok? Quindi c'è la condivisione anche dal punto di vista tecnico, ok? Tra i corsi ne menziono qualcuno, come il Jumala la base, web marketing, il corso di multilingua, nonché web communication. Uno dei corsi nuovi di quest'anno che sentiamo molto forte come esigenza sono gli aspetti contrattuali e la privacy. Di recente sono state erogate dei nuovi decreti legislativi per quanto riguarda la privacy, e tra l'altro abbiamo anche una scadenza esattamente il 3 di giugno riguardo anche un aspetto che riguarda il remarketing. Addirittura qui dovrebbe essere un po' l'esperto legale a spiegare meglio questo concetto, però in parole povere si tratta di una regolarizzazione che tutti i siti internet dovrebbero affrontare affinché quelle trasmissioni di marketing che c'è
Per dirvene una, farvi un esempio banale, tra la comunicazione tra i social network e il sito stesso diventa quasi una forma di remarketing, per cui se questo viene individuato dalle autorità competenti potrebbe scattare anche una multa se non viene comunicata in un determinato modo. Ok, queste informazioni sono fondamentali soprattutto perché c'è una statistica che il 70% dei siti italiani in questo momento non è in regola. Ok, quindi ben venga una informazione di questo tipo. Ok, come scrivere sul sito web, blog e via di seguito. Tutto questo per chi lo facciamo? Come vi dicevo prima, lo facciamo esattamente per tutti. Lo facciamo per le aziende, lo facciamo per i giovani, per i meno giovani, lo facciamo per le pubbliche amministrazioni, lo facciamo per tutti coloro i quali hanno a che fare con internet. In un modo o nell'altro tutti navighiamo su internet, tutti fondamentalmente abbiamo a che fare con sistemi di questo tipo. Poi dipende da chi ha voglia di farsi un blog, di chi avrebbe voglia di farsi un sito internet da privato. E quindi cambierebbe un po' l'aspetto da questo punto di vista. Ok? L'aspetto importante di come costruire un sito internet riguarda appunto l'aspetto che io posso costruire gratuitamente un sito. Stop. Non aggiungo altro, ma la forma versatile, la cosa più importante, che è la facilità di poter utilizzare, di poter interagire direttamente con la costruzione di un sito internet, è data dall'editor, che è esattamente non uguale ma simile al writer. Ok, cambia qualche piccola forma, cambia qualche piccola regola che vi viene spiegata eventualmente nelle formazioni. Tra l'altro si parlava anche di un eventuale consolidamento di collaborazione anche con il Grappaluga, eventualmente veniamo anche qui a fare delle formazioni di questo tipo, così come li facciamo per tutta la regione. Ok, quindi sono piccoli aspetti che in ogni sistema si deve conoscere per poter seguire delle regole tali per conoscere a fondo nel dettaglio il modo in cui si deve operare su questo sistema. Ok, poi la facilità la si vede ovviamente da questo aspetto qua. Tutto questo, questa era l'ultima slide che la mandiamo poi alla fine quando salutiamo. Adesso io parola ad Alessandro che vi farà vedere nel dettaglio, anche se velocemente, un po' come può funzionare l'installazione di un sistema Joomla, e avrà modo di farvi toccare con mano direttamente la gestione di questo sistema qui. Se avete delle domande ora o volete farmele dopo, fate pure tranquillamente, perché magari 5 minuti si possono anche utilizzare. No, forse hai bisogno di più? No? Ok. Quindi se desiderate farmi delle domande adesso o le facciamo dopo. Noi ci chiamiamo Joomla, per cui ci occupiamo di Joomla, esattamente, però, se qualcuno ci fa una domanda rispetto al comportamento o comunque al funzionamento di altri CMS, se nelle nostre conoscenze, che non è troppo nel dettaglio, rispondiamo volentieri, senza ombra di dubbio. Okay. Però noi divulghiamo proprio il CMS Joomla. Il nostro nome proviene tra l'altro da Joomla.org, che è praticamente poi la madre a livello internazionale. Quindi abbiamo sposato la loro politica, abbiamo sposato fondamentalmente, tra virgolette, Joomla come CMS.
Ok, per il momento va bene, posso passare la parola ad Alessandro, poi eventualmente ci salutiamo alla fine. Noi ci occupiamo di Joomla e abbiamo come primo obiettivo, come vi diceva Roberto, la formazione. Quindi noi cerchiamo sempre comunque spunti di collaborazione e siamo contenti quando riusciamo a dare una mano a qualcuno. Allora, adesso vedremo in pratica l'installazione di Joomla e il funzionamento su di un sito, su di un server. Abbiamo bisogno di alcuni requisiti minimi. Per esempio, che il server sia di tipo Linux, che abbia un database, cioè che abbia la possibilità di poter inserire una tabella di dati, poi vedremo che tutto in realtà passa per quella, e queste sono le uniche cose, gli unici aspetti che bisogna affrontare a pagamento. Tra l'altro, la nostra associazione ha stretto delle collaborazioni con diversi servizi hosting che vi danno già delle buonissime configurazioni senza spendere cifre assurde. Addirittura abbiamo delle scontistiche abbastanza importanti che potreste sfruttare qualora decidiate di iscrivervi all'associazione. Allora, io ho preparato un'installazione di base sul mio dominio. E l'installazione comincia generalmente scaricando il pacchetto base di Joomla. Qua in Italia si può scaricare dal sito joomla.it, che è questo. Nel frattempo io lancio un'installazione, così intanto voi la vedete. Basta solo, dopo aver caricato i file sul server, e questa è la parte più lunga, ve lo posso assicurare, basta solo lanciare la cartella installation. Premendo invio, eccola qua. Qua intanto si è aperta la home page di Joomla. Vedete, qua c'è la possibilità di scaricare sempre l'ultima release. Questa è della versione 3 e questa è della versione 2.5. Sospendiamo questo, così magari parte anche la seconda. Certo, si possono scaricare degli emulatori tipo ad esempio XAMPP, MAMP, eccola qua, per il Mac. Allora, questa è la pagina di installazione iniziale di Joomla. Qua noi possiamo inserire il nome del sito, mettiamo a caso Lappalug. Bisogna inserire una mail di un amministratore. Che poi sarà nient'altro che l'ID di accesso, scusate, la mail di configurazione del sito. Qua si crea il nome utente, mettiamo la log, e come password ne mettiamo una facile. Ok, bisogna confermarla. Qua potremmo già mettere una piccola descrizione del sito, quella che va inserita, che poi compare anche nel motore di ricerca. Per il momento la lasciamo in bianco. Andiamo avanti. Nella seconda schermata c'è la configurazione del database. Io già mi recupero i dati. Vediamo la connessione che fa invidia alla NASA. Eccola qua. Allora, il database più usato dalle nostre parti è MySQL, vedete. Bisogna dargli il percorso dove è situato il database, ma questi sono dati che vi fornirà il servizio hosting nel momento in cui acquisterete il dominio. Il nome utente è il mio, la password è... Eccola qua. Spero di averla scritta giusta, perché se l'ho sbagliata riscriverla tutta è un parto. Tra l'altro mi sono scordato il nome del database. Scusate. Questa non mi è aperta. Mi ha dato un errore.
perché manca il nome del database. Eccolo qua, stavolta l'ha preso. Possiamo scegliere di installare i dati di esempio, che è una breve descrizione su Joomla. Le prime volte io consiglio caldamente di installarla e di leggerla, perché ci sono anche delle piccole guide, dei piccoli trucchetti e comunque la storia di Joomla. Okay. Qua c'è un riepilogo delle nostre informazioni che noi possiamo tranquillamente verificare, ma se le ha prese sono corrette. Qua sotto ci sono le impostazioni raccomandate. Alcune di queste possiamo bypassarle, non tutte. Calcolate che comunque i servizi hosting che offrono dei pacchetti dedicati a Joomla hanno già ottimizzato il sistema, per cui tutte o quasi tutte sono in verde, sono a posto. Okay? Clicchiamo su installa, sta già facendo l'installazione. Eccolo qua, e adesso c'è scritto: congratulazioni, Joomla è stato installato correttamente. In pratica, di fatto, il nostro sito è già funzionante. Avete visto quanto tempo ci abbiamo impiegato? Nonostante la difficoltà e i problemi di connessione, abbiamo costruito un sito in pochissimi minuti. L'unica cosa che ci resta da fare è eliminare la cartella di installazione. Ok, fatto questo, il nostro sito sarà funzionante. Infatti c'è scritto cartella installation eliminata correttamente. Ora possiamo decidere se visionarlo o entrare nel pannello amministrativo. Io direi di vederlo così com'è. Il nostro sito ha già una grafica preimpostata e i contenuti, per esempio, installati. Vuol dire che di fatto c'è già un contenuto, c'è già qualcosa che noi possiamo vedere. Eccolo qua, questo è il nostro sito. Come vedete è già stato impostato il nome ed è già stato impostato una piccolissima parte dei contenuti che sono comunque quelli di base. Allora, per personalizzarlo non dobbiamo fare nient'altro che aggiungere all'indirizzo del sito la parola administrator e da qui si accede al pannello amministrativo del sito. Qua si può configurare, modificare, personalizzare o integrare qualsiasi cosa. Perché io ho aperto di nuovo il sito di JoomlaIt? Perché da qui fra poco andremo a scaricare un template, cioè una grafica completamente diversa e installarla in pochi minuti. Da quest'altra parte, questo è il sito mondiale. C'è un'area, un sottodominio che si chiama extensions.joomla.org e contiene tutti i componenti utilizzabili e installabili in Joomla. Guardate, io setto il nome utente, inserisco il nome utente che ho settato prima, la password. No, per il momento non ci serve. E mi dovrebbe comparire in tempo utile il pannello di amministrazione del sito. Da qui noi possiamo fare o disfare qualsiasi cosa. Nel frattempo io mi prendo un attimo avanti e mi scarico un componente che poi andremo a testare. Eccola qua, questo è il pannello amministrativo del sito. Cominciamo ad inserire un semplice contenuto. I contenuti possono essere inseriti in categorie, creandone di nuove, oppure sfruttando quelle già esistenti. Ora come ora ne sfrutteremo una già esistente, anche se è stata etichettata non categorizzata. Inseriamo un nuovo articolo.
io, già che ci sono, stresso ulteriormente il PC, la linea. Nel frattempo andiamo a scaricare un template grafico. Eccolo qua, per esempio. Ho aperto il sito del GrappaLug per avere un testo da inserire. Creiamo un semplice articolo che chiameremo articolo di prova. Dopodiché qua sotto comparirà un editor molto molto simile a LibreOffice Writer, per cui un editor visuale molto molto semplice da utilizzare. Per chi ha un minimo di competenza con i PC, ma veramente minimo, sarà molto molto facile. Io mi copio il testo che mi serve e posso andarlo già ad inserire nell'articolo che io sto scrivendo. Eliminiamo un po' di immagini. Eccolo qua, io ho già creato il mio articolo. Posso scegliere se pubblicarlo o no, oppure lasciarlo da pubblicare, perché io potrei anche dare ai miei utenti un accesso da amministratore revisore, in maniera che uno possa inserire dei contenuti ma non li possa pubblicare. Andiamo a integrarlo nel nostro sito. Basta andare nella funzione menu principale, creiamo una nuova voce di menu che punti esattamente a quell'articolo. Guardate, articoli, singolo articolo, perché andiamo in cerca di un articolo specifico. Selezioniamo l'articolo che noi vogliamo far vedere, che è articolo di prova, e gli diamo un nome, che sarà poi la voce di menu cliccabile. Ci possiamo mettere la storia, chi siamo, dove siamo, cosa facciamo, eccetera. Noi diamo semplicemente un testo. Ha salvato la voce di menu e posso già andarla a vedere. Vedete che c'è già stata creata la voce articolo. Cliccandoci sopra mi apre già il testo che io avevo inserito. Ok, questa comunque è la funzione principale, che può essere usata sia come blog sia comunque per creare le pagine di struttura, chi siamo, dove siamo, cosa facciamo, eccetera, prodotti o quello che è. Joomla ha già dei componenti preconfigurati, come ad esempio la sezione dei contatti. Guardate, io posso creare un nuovo contatto, anche questo classificabile in categorie. Ora come ora faremo semplicemente un contatto semplice solo con la posta elettronica. Mettiamo una mail. Poi che io sappia grappalug.org, se non ricordo male. Salvo e chiudi. E questo contatto di fatto è già funzionante. Non dobbiamo fare nient'altro che fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima. Creiamo una voce di menu che vada a collegare quel contatto. Comunque, se ci avete fatto caso, abbiamo creato un sito, inserito un contenuto e creato un contatto in 10 minuti. Creiamo una nuova voce di menu che va a collegarsi al contatto che noi abbiamo appena creato. Diamo un nome alla voce di menu, contattaci. Scegliamo il tipo di voce di menu. Entriamo nella categoria contatti e settiamo il singolo contatto, lo andiamo a selezionare, eccolo qua, salva e chiudi. Di fatto è già funzionante anche questo, non dobbiamo fare nient'altro che aggiornare
la finestra del nostro sito già aperta e qua comparirà la voce contattaci. Eccolo qua, è comparsa e qua noi abbiamo non abbiamo ancora settato questo parametro, però si potrebbe aprire automaticamente il form del contatto in pochissimi minuti. Ok, facciamo un ultimissimo esperimento. Installiamo un'estensione esterna che è il template, la grafica. Se ci avete fatto caso, io prima l'ho scaricata, JP One Page. Basta scegliere il pacchetto dal PC, noi facciamo conto di averlo già installato e andiamo a utilizzare un template preinstallato, perché comunque Joomla ve ne installa 3 di suoi gratuitamente. Noi adesso stiamo utilizzando Protostar, che è quello di default che abbiamo visto prima, in pratica è questa grafica. Andiamo a settare questo come predefinito, che è Biz. Dopodiché non dovremo fare nient'altro che il refresh della pagina e il nostro sito avrà cambiato completamente faccia. Avremo installato una grafica, diciamo, senza fare nessun tipo di fatica, nessuno sforzo. No, prima c'era dalla gestione delle estensioni, da qui c'era scritto carica installa, basta solo averlo nel proprio computer e Joomla si arrangerà a installarla. Eccolo qua, andiamo a vedere. Se ci avete fatto caso, i contenuti sono gli stessi, è cambiata la grafica. Non ci abbiamo messo più di 5 minuti, basta solo andarsi a scegliere il template, il componente o qualsiasi altra cosa che più ci sembra indicato e poi Joomla farà il resto. L'installazione è a suo carico senza nessuna parte dell'utente. Ok? Mi dispiace che non facciamo in tempo a installare un componente di prova, però vorremmo lasciare 10 minuti per le domande se le avete, quindi purtroppo devo dirvi che ho concluso. Ok, va bene. Allora, per installare il componente vi ho detto che basta andare su extensions.joomla.org. Eccolo qua. Io mi scarico un'agenda, perché? Perché potrebbe essere, per esempio, che un'associazione si voglia segnare in una pagina dedicata del sito, che ne so, di volontariato, la reperibilità, oppure un'associazione sportiva in una stessa pagina tutti gli eventi sportivi, le gare in calendario. Sì, con i componenti dedicati si può fare quasi tutto, per non dire tutto. Addirittura, come vi diceva prima Roberto, l'albo pretorio sarà un componente interno a Joomla che stiamo sviluppando, che stanno sviluppando dei nostri volontari, per cui non ci sarà solo roba commerciale, materiale commerciale, ma addirittura un buon 60-70% delle estensioni su Joomla.org è gratuito. Praticamente bisogna avere una macchina che abbia un sistema virtuale. No, beh, se si acquista un dominio basta acquistare un dominio di tipo Linux, poi è già preconfigurato, non serve avere l'AMP, MAMP, eccetera, c'è tutto dentro. Seguendo le
Scusatemi, mentre Roberto vi spiega e risponde alle vostre domande, guardate pure, io procedo all'installazione. Nel frattempo io ho installato il componente, adesso sta per darmi la conferma, spero ci sia il tempo di mostrarvelo, però... Assolutamente sì, io ne ho scelto uno di gratuito, però è chiaro che per delle performance particolari si consiglia. Dipende dalle esigenze del sito. Noi per esempio abbiamo fatto un sacco di cose con dei gestori di form, inizialmente erano gratuiti, poi avevamo necessità maggiori, ci siamo spostati su qualcosa a pagamento, abbiamo visto la differenza. Ok, è chiaro che capire l'obiettivo che cito, le competenze di chi lo gestirà, perché comunque Joomla ci consente di creare un sito e poi darlo in gestione a chi sa usare Writer o Word o deve poterlo gestire e poterlo usare. Noi possiamo anche dare tutto in gestione fuori.